Ci sei? Vai, comincia. Questo allora, Homo Tirolensis, sì, con il cappello in crine di cavallo. Da non scambiare con l'Homo di Similau. Certo, è certo. Beh, passano 8.000 anni, penso che un po' di differenza. Ce n'è, sei vicino, eh? Sì, sì. Non aveva la barba, anzi, semmai. Non aveva manco la pelle. Mentre se lo stavano inchiappettando, perché risulta che. Mentre moriva ce lo stavano inchiappettando, mi pare giusto, cioè, siamo dai, una razza umana, non degenerare, vabbè, comunque dai, allora, non fare il triviale. Mentre noi ci stiamo recando alla manifestazione a favore, nel ricordo del grande martire Giordano Bruno, siamo incappati, martire del papato, diciamo, martire dell'umanità. Cari amici, se volete sentire quello che penso in merito, basta che andate su Facebook Giorgio Romano Vitali e vedete quello che ho detto stamattina e oggi pomeriggio. A parte questo, siamo incappati. Sembra un elmetto della Grande Guerra. Sì, siamo incappati in una lapide che non potevamo. In una lapis, eccola là. Non potevamo ignorare. La lapide al ricordo di Beatrice Cenci, che qui sostò. Da non scambiare con Beatrice Lorenzini, che è il contrario, è esattamente il contrario. Questa povera donna è stata torturata, uccisa, malmenata, stuprata, derubata, stuprata, violentata dal padre, da tutti, mentre esattamente. E dal nipote del Papa. Sant'uomo. Che gli ha fregato ben 9.000 ettari di terreno sull'Appia. Esattamente, mentre Beatrice Lorenzin è un fior di delinquente che deruba gli italiani della salute per mettersi in tasca i soldi che con molta generosità le multinazionali del farmaco gli hanno promesso. Non ho detto che poi glielo daranno, perché tra l'altro la fregatura che stanno dando adesso anche a Milano, che aveva chiesto di essere la capitale, capito? Praticamente è uscito fuori che per quanto riguarda le richieste da parte dell'Olanda erano tutte fasulle, quindi è uscito fuori questo, ma non è che è stato proprio un dispetto ed un oltraggio alla comunità milanese, oltretutto non solo, ma adesso il bello è proprio questo, che pur essendo uscito fuori tutto questo, se ne guardano bene da rivedere la posizione. Da rivedere la posizione e da dare quello che avevano chiesto questi cialtroni, che sono solo cialtroni, perché non meritano nessuna considerazione, va bene? Sempre un grande ricordo in omaggio di una grande donna che ha dimostrato una grande dignità, la quale, nella difficoltà e nella sofferenza. La quale oltretutto dimostra sempre che i perdenti sono perdenti e gli altri si acconiscono contro di loro. Non c'è giustizia in un'Italia governata dai preti. Sì, perché dicono che la giustizia è dell'altro mondo. Guarda che bello. Sì, allora appunto loro con la scusa. Guarda che razza di questo. Due gemelli con la lupa, vedi, uno in groppa. No, uno in groppa, troppo bello.